tutti, benvenuti nel nostro canale. Oggi parliamo del Cross 5.2 Gastra. Vai con la sigla. Ho testato la Gastra con il vento di tramontana, con un range di circa 15-18 nodi. Da prima abbiamo utilizzato una tavola di 95 litri e una superficie alare nel nostro foil di 1300 cm cubici, mentre in un secondo momento abbiamo utilizzato una tavola da 110 litri e una superficie alare sul nostro foil di 2000 cm cubici. Vediamo un po' nel dettaglio come sono andate le cose. Ecco come si presenta il Gastra Cross nella sua colorazione blu. Esiste solo questa tipologia di colore. Gastra ha cercato di dedicare molto ai particolari, ad esempio ha rinforzato il bladder centrale con del Kevlar nei punti dove c'è maggiore sfregamento, anche nei tip finali ha cercato di rinforzarli maggiormente. Vicino alla maniglia dove attacchiamo il leash troviamo uno spaghetto che probabilmente serve per cambiare il bladder senza dover fare difficoltà nel tirarlo fuori e dentro. Ha già predisposto la struttura centrale del boma con la possibilità di inserire delle cimette per un eventuale trapezio. Sul boma centrale troviamo tre maniglie al posteriore e una all'anteriore. Direi che sono sufficienti. Interessanti sono anche le due maniglie oblique che uniscono il bladder centrale al boma, che permettono una presa più sollevata in modo da non toccare coi tips l'acqua ed eventualmente utilizzarlo anche con lo skateboard in strada. Esiste poi questo strappo al termine della terza maniglia, che non saprei, forse serve per poter portare con sé la pagaia, anzi nei commenti ditemi voi se sapete cosa serve. E questo invece è l'altro attacco per la cimetta dell'eventuale trapezio. Questo velcro nasconde e protegge la valvola per il gonfiaggio, che è di tipo standard, direi la più utilizzata tra le pompe di kite e di SUP. Troviamo inoltre una molletta che divide l'aria dal bladder centrale al boma con un tubo molto grande. Ciò agevola sicuramente, oltre che il gonfiaggio, anche lo sgonfiaggio. La vela sicuramente è leggerissima, ben bilanciata. Ora qua c'è un po' pochino, vediamo come si comporta sulla prima raffichina. Ok, spettacolo, sfruttando l'onda ci abbiamo messo un attimo. Forse saremo un po' grossi, però diciamo che io l'ho gonfiata a 7,5, quasi 8, e devo dire che sembra abbastanza rigida. Vediamo un po'
cosa succede poi sotto raffica. Ciao Andrea, tutto bene? Bene. Ok, che dire, uno spettacolo. Là saremo un po' grandi sotto raffica, andiamo a vedere cosa succede. Eccoci qua, qua siamo sicuramente grandi. Beh, chiudendo un po' dietro, spinge subito e mollando la sventa abbastanza. Strambata, ben bilanciata. Ok, sotto raffica si comporta molto bene. Vediamo un po' la molina. Grande. Piccone, bene. Ecco come si comporta la gastra in partenza con vento molto leggero. Basta dare due pompate un po' generose, io peso 66 kg. Questa tavola è 110 litri, quindi è decisamente una tavola da vento leggero. Ma come potete vedere, parte immediatamente. La forma della vela mi garba parecchio, i tip sono abbastanza chiusi e quindi è molto difficile toccare l'acqua, anche per me che sono basso di statura. Parliamo un po' delle finestre. Non si vede niente, secondo me non averle aiuta ad avere una vela più leggera, perché il problema della visibilità rimane, essendo finestre comunque molto piccole. L'esperienza nel kite di gastra si vede anche nella canopy, che è bella croccante e le cuciture sembrano molto solide. Tra l'altro il filo mi sembra anche un filo molto spesso. Le maniglie al tatto sono molto morbide ed è una bella cosa perché non danno fastidio alla mano. Però, se devo essere sincero, le avrei preferite leggermente più rigide in fase di manovra.
nel senso che bisogna aiutare leggermente con la mano la vela perché non si riesce a dare certe rotazioni usando solamente le maniglie. Anche con i 95 litri loose e una superficie alare del foil di 1300 cm cubici, con poco vento, la nostra 5.2, se pompata bene, ci solleva immediatamente. In conclusione posso dire di trovarmi molto bene con questa vela. I suoi pregi sono sicuramente la leggerezza, i materiali e l'utilizzo, nel senso che riesce a coprire un range di vento molto ampio. Io la utilizzo da 10 nodi fino a 20 nodi tranquillamente, al limite cambiando solamente l'ala del nostro foil. È decisamente grosso, però la vela sventa bene. Ok! Ah, uno spettacolo, ragazzi! Cosa mi è piaciuto meno di questa vela è il leash. Preferisco un leash un po' più sottile. Questa non è altro che una cima di recupero del windsurf utilizzata come leash. E la rigidità delle maniglie, ecco, le trovo veramente un po' poco rigide. Le sensazioni che ho condiviso con voi sono le sensazioni di un principiante, ma credo che sia importante proprio perché non finiamo in tecnicismi un po' particolari, ma ci fermiamo solo a valutare le cose basi che ci permettono di crescere in questo nuovo sport. Però dai. Spero che il video vi sia piaciuto, iscrivetevi al nostro canale e non perdetevi gli altri video. Ciao ciao!